La frutta di stagione come arma gustosa e semplice per combattere le ondate di calore, pericolose soprattutto per le persone anziane e per quelle più giovani. Finalmente è arrivata la bella stagione, dopo le gravi difficoltà date dal maltempo delle scorse settimane, ora nelle campagne aretine è possibile lavorare con più tranquillità e la produzione di frutta tipica dei nostri territori sta riprendendo nel segno della qualità. Con l'arrivo del caldo, l'ortofrutta è diventata la principale voce del budget di spesa, sottolinea il presidente di Coldiretti Toscana e Arezzo, Tullio Marcelli. È fondamentale l'acquisto dei prodotti di stagione. In ogni periodo, infatti, abbiamo frutta che risponde alle esigenze del momento, come possono essere le pesche, le albicocche e le susine della nostra Val di Chiana. Con l'inizio ufficiale dell'estate, quindi, e l'arrivo del caldo, volano gli acquisti di frutta, che fanno registrare nell'ultima settimana un aumento del 10% rispetto a quella precedente, e nell'ambito di questa tendenza va letta anche la crescita dei farmer markets e della spesa a chilometri zero, il cui successo testimonia la sensibilità verso il rispetto della stagionalità dei prodotti. Sotto la spinta di stili di vita più salutistici che vengono anche dalla battaglia continua che Coldiretti sta portando avanti da anni anche qui ad Arezzo verso i cittadini consumatori, spiega Mario Rossi, direttore di Coldiretti, l'ortofrutta è diventata la prima voce di spesa del budget alimentare dei cittadini, rappresenta ora il 23% del totale del budget destinato dalle famiglie all'alimentazione.